raccontiamo quanto contenuto nel libro degli Atti degli Apostoli a proposito della sostituzione dell'apostolo Giuda Iscariota con l'apostolo Mattia. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, ma prima della Pentecoste, Pietro e circa 120 persone sono riuniti nel Cenacolo per pregare e per attendere lo Spirito Santo. Simon Pietro, in quanto capo degli Apostoli, inizia a parlare e afferma che Giuda Iscariota è morto dopo aver tradito Gesù, come diceva una profezia del re Davide. Per questo ora bisogna trovare un nuovo apostolo, cioè un nuovo inviato, per annunciare il Vangelo di Gesù a tutti. Apostolo significa inviato. Infatti Gesù aveva scelto 12 apostoli, perché questo numero ricordava i 12 figli di Giacobbe e rappresentava tutto il popolo di Israele, quindi il popolo dei fedeli. Non tutti però possono sostituire Giuda, ma solo chi possiede queste due caratteristiche. Essere stato con Gesù e gli apostoli dal giorno del suo battesimo nel fiume Giordano, fino al giorno della sua ascensione al cielo. Questo indica un tempo di circa 3 anni, il tempo della vita pubblica di Gesù. Giuseppe Barsabba, il giusto, e Mattia sono due persone che hanno queste caratteristiche. Quindi bisogna decidere tra i due chi sarà il sostituto di Giuda Iscariota. Tutti pregano e poi decidono di tirare a sorte, certi che la sorte sarà guidata da Gesù e dallo Spirito Santo. Il Signore ha scelto e ha scelto Mattia. Ecco che Mattia diventa il 12° apostolo.